Veramente noi siamo una squadra tecnica e quindi giocare su un campo così in condizioni di questo genere non ci ha agevolato, anzi ci ha penalizzato enormemente. Però questo, ripeto, come ho detto prima, non deve essere una giustificazione, deve essere un modo per capire dove dobbiamo migliorare e sapere, essere consapevoli che insomma di situazioni del genere si possono ricapitare, quindi bisogna reagire immediatamente, capire dove dobbiamo lavorare e aumentare un po' i nostri giri nelle difficoltà. Sinceramente è stata una partita abbastanza bloccata alla fine, dove c'è stato poche occasioni da entrambe le parti. Molto probabilmente il risultato più giusto era il pareggio. Il Cannaro ovviamente vincendo non è che ha rubato niente, però è stata una partita penso brutta e molto combattuta, però sicuramente il gol forse è una punizione eccessiva. Ma io penso di sì, perché il Cannara ha interpretato benissimo la partita. Sapevamo che il Montevarchi è un'ottima squadra. Oggi purtroppo le condizioni climatiche non erano buone, ma non erano buone né per noi né per loro. Penso che il Cannara ha interpretato proprio meglio la partita sulle seconde palle, sulla chiusura delle linee di passaggio. Il mister è stato bravissimo nella preparazione della partita. Logicamente con questo campo si è combattuto molto, soprattutto a centrocampo con queste palle alte, però penso che la vittoria del Cannara sia meritata anche per le occasioni create.